Insegnare è un termine bellissimo. Insegno, lasciare il segno dentro, graffiare l'anima di qualcuno, lasciandogli un percorso. È quello che ogni insegnante vorrebbe fare, ma la cosa più bella è quando il segno che ciascuno ha ricavato dentro di sé, appunto, se lo fa da solo, grazie all'aiuto dell'insegnante, che opera come una levatrice. Kennedy, in un momento difficile per il proprio paese, ebbe a dire: non domandarti quello che l'America può fare per te, ma domandati che cosa tu puoi fare per l'America. Questo è più o meno lo stesso concetto del teatro. Bisogna essere in qualche modo generosi e ambiziosi al contempo. Non domandarti quello che il teatro può fare per te, ma quello che tu puoi fare per il teatro. Ci va una persona precisa, non un personaggio. I libri che ha letto, i film che ha visto, le ferite che ha subito e che ha inflitto. E tutto questo costruisce il teatro in forma di sé, le storie che si vanno a raccontare. Non si può chiedere a un marinaio che cos'è il mare, a un tuareg che cos'è il deserto. E allo stesso modo non si può chiedere che cos'è il teatro. Il teatro semplicemente è.